depressione postparto, interruppi la relazione. La bambina tenuta in incubatrice non resistette e morì. Aveva i capillari rotti, polmoni danneggiati. Per i medici, se fosse rimasta in vita, sarebbe stata di esame. Piangevo. Intanto assumevo marijuana, hashish, erano mente anfetamine. Spendevo 40.000 lire la settimana dagli spacciatori. Federica comincia a lavorare in un'azienda di panettoni, dove conosce due colleghi che la invitano in una compagnia di tossicodipendenti. Un giorno i miei genitori mi diedero le chiavi della macchina, un po' di soldi per andare ad acquistare gli alloggi del natalizio. Io mi fermai da queste amiche alle quali prestai ingenuamente il denaro per comprare delle serie di eroina. Volevo provarlo anch'io, ma nemmeno se faccio allora bucare con loro in braccio, il cui valevo la condizione di coma con un vomito, con un sonnifero potente. Per 8 ore le stesse tutte in bar, di cos'altro. Il barista continuava a chiedere se volevo l'ambulanza, io no. Beh, tornai a casa e in automobile ero utilizzata. Odiavo ambientare l'eroina perché è endovenosa, preferivo sniffarla. Nonostante avessi una reazione eccitante attraverso le narici, mi intossicavo ugualmente. A 18 anni ripresi l'investighezza con le serie, mi fidanzai con uno spacciatore. La morte di overdose durante l'anno, il nostro legame dipendeva quasi unicamente dalla droga, la mia vita precipitò. I miei parenti mi ammonirono, avrei dovuto scegliere loro oppure le sostanze. Mi salutai e andai a convivere con il mio figlio ragazzo. Entrambi comprendevamo il nostro errore, ma ormai io sottolavo tra il carcere e le comunità. Si era segna l'esistenza dei genitori, volevo accontentarli e va in casa di disintossicazione in Portogallo. Ripetevano che allontanandomi dall'ambiente in cui vivevo sarei stata meglio. Il problema però era dentro di me. Per un mese soffrì un'assenza terribile, con primi di febbre, caldane, nervi, tesi, nausea, galera, privazione degli occhi, sbadiglie e sogna. Frigida per 6 mesi verso l'Italia con coinquilino sardo, nel quale ero una incinta. Stavolta volevo tutelare la bambina. Stop all'eroina. Nel 1993 nacque perfettamente sana. La gioia provvisoria, perché nel 1994 Federica prende di essere sieropositiva. Avevo una sugazione del fuoco di Sant'Antonio sulla bocca. La bocca inquietante da tanto la gonfia. E la candidosi orale, la bocca si era gonfiata talmente tanto che non riuscivo a deglutire. Il dottore mi diagnosticò la crema, contratto per colpa di un altro infetto. Le aspettative di sopravvivenza erano esigue, volevo morire il prima possibile. Sapevo che si trattava di una malattia mortale. Avevo paura, il pensiero di mia figlia mi dava la forza per non arrendermi. Lei è stato un meccanismo di rifiuto del virus. Non volevo digerire la seropositività, avendo una ricaduta con l'eroina accentuata dalla morte di mio padre. Mia madre si prendeva cura della piccola, permettendomi di avvicinarla solo in spazio di lucidità, altrimenti che mancavano i miei. Nel 2000 conobbi quello che sarebbe diventato mio marito. Nel frattempo fummo arrestati per furto, rapina, spaccio, sfissa, ingiuria e altraggio pubblico ufficiale. Mio compagno venne rilasciato dopo 5 mesi, io dopo un anno. Fidarmi in comunità separate nel resto di scenario, ma mantenendo contatti stabilmente. Nel 2003 esagerai con l'altro, sentirai una lista nella struttura e avrai trasferite in carriera per 2 anni. Vedevo mia figlia nelle ore di visita, detto di sbarre. E mia mamma intanto aveva un tumore, c'è da dire di questo. Vale la vita, ne vale la vita, ne vale la...
solo contro la droga, contro il pregiudizio che tanti hanno ancora, contro la maldicenza, la maleducazione, contro il razzismo, perché purtroppo esiste ancora molto. Ah, io sto fermando perché sono